Il killer numero uno del groove. L'errore che tutti i chitarristi principianti commettono, quale sarà? Dicono che se non tiri una spolliciata durante la sigla, il killer del groove potrebbe venirti a trovare questa notte. Io fossi in te metterei il mi piace, poi... Ciao strimpellari, allora per chi non mi conoscesse sono David Carelse e sono il fondatore del metodo Chitarra Facile, il primo metodo basato sulla teoria del flusso che propone lezioni di chitarra diverse in base all'età e che ha già aiutato oltre 100.000 persone a imparare la loro prima canzone. Quindi mi raccomando, se ti interessa imparare a suonare la chitarra o migliorare, ci sono diversi corsi, vai su chitarrafacile.com. Poi se ti piacciono anche questi video dove do consigli extra riguardo alla chitarra, mi raccomando iscriviti anche a questo canale e attiva la campanellina. Nello scorso video abbiamo visto due trucchetti che ti possono aiutare ad avere molto più suono con la tua chitarra senza dover alzare il volume. Se non l'hai ancora visto, ti ricordo che in descrizione ad ogni video di SOS Chitarra trovi la playlist con tutti i video della serie. Quando suoni, le persone che ti ascoltano stanno ferme oppure gli viene da muovere il piedino oppure gli viene un'irrefrenabile voglia di ballare? Ti faccio un esempio, quando sento suonare Federico Malaman, per esempio, grande bassista che ci invidiano in tutto il mondo, anche se è solo lui da solo a suonare, senza basi, senza batteria, senza niente, a me viene veramente da muovermi, da tenere il tempo, da muovere la testa come lui, insomma non riesco a star fermo. She got a body like an hourglass, but I can give it to you all the time. She got a booty like a Cadillac, but I can send you into overdrive. You've been waiting for that. Ti viene in mente per caso un chitarrista che ti dà questa sensazione? Quindi un chitarrista che quando lo ascolti proprio ti viene da muoverti perché ha un groove pazzesco. Se ti viene in mente, mi raccomando, scrivimelo nei commenti che sono curioso di sapere un po' quelli che sono i vostri chitarristi groovosi preferiti. Riuscire ad imprimere il giusto groove in qualsiasi cosa stiamo suonando con la nostra chitarra è di fondamentale importanza per tutti i chitarristi. Tutti. Ho già spiegato in altri video che una perfetta esecuzione leggermente fuori tempo, comunque che non ha il groove e il mood giusto, rispetto a un'esecuzione leggermente sporca ma che ha un bel groove, la gente tenderà a reputare come migliore l'esecuzione che ha groove e che magari è un po' più sporca rispetto all'altra, patinata ma che non ti dà quella sensazione di muovere il piedino. Il problema è che dare un gran groove a tutto ciò che stiamo suonando è veramente qualcosa di molto complicato. Ci vuole tanto tempo, tanta pratica, ci vuole tanto. Però tutto parte dai fondamentali. Quindi se noi riusciamo almeno ad evitare i più grandi errori che riguardano il groove, sicuramente siamo molto più avvantaggiati ed è quello che vedremo in questo video. Infatti adesso andiamo a vedere quello che è l'errore principale, soprattutto dei principianti, ma poi il problema è che questo errore, che è il killer numero uno del groove, in realtà c'è chi se lo porta avanti poi nel passare del tempo e quindi magari diventa molto bravo, ma rimane questo errore che ovviamente compromette tutte le esecuzioni del chitarrista in questione. Questo errore veramente ammazza il groove, cioè non c'è modo di ottenere un bel groove se facciamo questa cosa qui. Allora, vediamo se capisci l'errore. Ti faccio vedere due esecuzioni di una ritmica, la stessa ritmica, ma eseguita in due modi diversi. Dovrai dirmi, prima che ovviamente te lo dica io, magari lasciando un commento, quale delle due è quella con più groove e quale appunto è quella scorretta e come mai non è corretta. Ok, vediamo le esecuzioni. Ottimo, allora hai scritto nei commenti, benissimo. Allora, la soluzione è che l'esecuzione con il miglior groove era la B.
Andiamo a vedere quindi qual è l'errore che è stato fatto nell'esecuzione A. L'errore che è stato fatto è il fatto che muoviamo il braccio per la plettrata, lo strum dell'accordo, solo quando serve per la plettrata. Questo è un errore, anche se sembra strano, dice cosa devo fare, dei movimenti in più? Sì, è proprio quella la tecnica che ti permette di ottenere un ottimo groove, ovvero io tengo continuamente il tempo, magari in sedicesimi o in ottavi, dipende dalla canzone, tengo il tempo con la mano destra e vado a colpire le corde solo quando serve. Non è che mi muovo solo quando serve, ma vado a colpire le corde quando serve, ma i sedicesimi li suono, cioè li muovo tutti con il braccio, ok? Ripeto, questo è un errore un po' sottovalutato, soprattutto all'inizio molti principianti commettono questo errore, ma è fondamentale se vogliamo fare uno step di qualità, ok? Nel senso che, ok, le cose ci vengono lo stesso, ma vogliamo suonare bene, vogliamo avere un buon groove, dobbiamo necessariamente risolvere questo problema. Tra le altre cose anche un problema che andiamo a risolvere nel metodo Groove Solution. Lo trovi su chitarrafacile.com, ma ti metto anche il link in descrizione. Bene, nel prossimo video andiamo a vedere ben 8 problemi che andiamo a risolvere cambiando semplicemente le corde della chitarra. E poi qualche consiglio extra, ovviamente. Bene, mi raccomando, se vuoi imparare o migliorare a suonare la chitarra, ti consiglio di andare a vedere chitarrafacile.com, il sito che è il nostro quartier generale, dove trovi tutto quello che concerne la nostra didattica online. Ricordati di farmi sapere qual è il chitarrista che secondo te ha il miglior groove del mondo, o che almeno a te dà queste sensazioni. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!